Stiamo assistendo al fallimento della politica eh, migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo e quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando come era evidente solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale che non va affrontato, non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto a, agli anni precedenti e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle prefetture eh, si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente eh, coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera eh, strutturale, eh, con una visione complessiva, con umanità, che è il primo requisito perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso... Eh, scappano da luoghi che sono invivibili perché eh, ci sono le guerre, perché c'è la carestia, perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con. Eh, gli sbarchi tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo, del mondo eh, produttivo. Tutto questo deve coinvolgere quindi eh, tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato, ad esempio, con i CPR, che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere. Eh, questi eh, eh, migranti eh, addirittura per 18 mesi e dal dibattito che ne è scaturito abbiamo come dire, anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delinquono in Italia di qualsiasi nazionalità siano devono andare in carcere, ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione spesso eh, anche eh, gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Ma questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso. Gli sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa: provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente, non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare. Creare una sorta di lagare in Toscana da dove concentrare un numero indiscriminato diciamo di, di persone che vengono accolte giustamente salvate nei mari ma questa non è una risposta serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente Abbiamo partecipato al dibattito in aula che è stato un dibattito illuminante, ha anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centro-destra e parte del centro-sinistra e ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione, perché da parte del centrodestra sembra molto semplice la soluzione. Cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema. Si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco, invece il problema nasce anche. A livello europeo non sono stati in grado, nemmeno ora che sono al governo, a far rivedere il Trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma eh, soprattutto non eh, si affronta il problema umanitario. Ecco qui eh, è stato palese il, la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e, la la e il centro-sinistra. Io, Vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che Forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di eh, pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro sinistra è eh, un problema e soprattutto un grave errore, perché è quello su cui il centro destra eh, ottiene sempre eh, maggiori eh, consensi. Quindi, una soluzione va trovata. Ehm, e eh, soprattutto va eh, pubblicizzata, va affrontato il problema e proposto delle soluzioni che non sono sicuramente semplici, sono soluzioni complesse, se ne sta rendendo conto anche il centrodestra ed è evidente che eh, la discussione di oggi cerca di ributtare la palla in tribuna eh, addossando cercando di trovare delle soluzioni a livello regionale e comunale, ma non è così. Certo, non sarà sicuramente semplice trovare una collocazione per un centro di permanenza di rimpatrio, però credo che, come è stato fatto anche nelle altre regioni, quando c'è... Una buona collaborazione istituzionale, quando c'è rispetto per tutti gli organi, dal governo alla regione, ai comuni, a tutti coloro che poi siederanno a quel tavolo, perché il governo non ha nessuna intenzione di venire ad imporsi in Toscana, di scegliere in maniera autonoma la collocazione. Sarà una contrattazione istituzionale, una contrattazione politica, come avviene per tutte le altre tematiche. In Toscana non si vogliono termovalorizzatori, non si volevano un'epoca inceneritori non si voleva la base militare, in Toscana non si volevano tante cose perché è facile politicamente dire sempre no senza trovare, provare a costruire delle soluzioni migliorative per la nostra regione. Quindi anche in questo caso, come negli altri casi dove si è trovato un accordo, una condivisione, un'analisi territoriale, anche in questo caso ci sarà una massima collaborazione nell'apertura di un tavolo per trovare la miglior collocazione ma che metta veramente d'accordo tutti coloro che saranno gli attori principali in questa partita. Sì, sul tema del CPR ormai ne parliamo da mesi. Ancora una volta il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità, appunto di scegliere di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana eh, di avere anche delle risorse da eh, investire sul tema migrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri eh, difficili da sostenere, sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa. Il tema è talmente serio che oggi eh, comincia diciamo, ad essere impellente scegliere anche eh, di fare il CPR.

Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il governo nazionale e lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico, non rendendosi conto che questo approccio in realtà non è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La speculazione che si fa sul tema immigrazione ormai è sotto gli occhi di tutti, si richiama costantemente alla responsabilità del governo nazionale quando sappiamo bene che per decenni il messaggio che è stato mandato dai precedenti governi di centrosinistra è stato quello per cui in questo paese si potesse arrivare. In modo indiscriminato attraverso i barconi perché tanto qualcuno avrebbe soccorso nel Mediterraneo. Questo ha lasciato la strada aperta eh, a favorire anche un traffico illegale. Oggi si richiama l'attenzione su questo tema in modo molto più forte anche in Europa. Eh, dire che il governo non sta facendo niente su questo credo che sia concettualmente sbagliato e soprattutto privo di qualsiasi onestà intellettuale. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpatri, che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari, che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro, nel loro Stato. Eh, questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione perché eh, il governo sta cercando attraverso l'attuazione di questi eh, CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggior, ehm, maggiore spesa per la, ehm, la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di eh, criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani, ma che se entrati regolarmente devono essere rispediti a casa loro. Purtroppo spesso vediamo anche dalle cronache eh, dei giornali che eh, molti irregolari poi compiono dei crimini eh, e anche eh, molto gravi, come gli omicidi o come eh, l'aggressione di qualche giorno fa che abbiamo visto a Firenze ai danni di un 91enne per togliergli l'orologio, loro poi quella persona, quell'irregolare, quella criminale, ha anche eh, avuto nei confronti di un parroco eh, atti di violenza. Beh, se c'era un CPR, alla prima viene messo in una struttura per poi essere rimandato a casa. Quindi eh, questo è solo un esempio, ma per far capire che questi centri sono importanti non per risolvere chiaramente il problema, in generale, dell'immigrazione che è molto complesso. Il governo, tra l'altro, sta lavorando assiduamente anche. Con i governi del Marocco e della Tunisia, che sono i primi flussi che abbiamo anche nelle nostre carceri, in Toscana ci sono 1.300 detenuti, e principalmente provengono da questi due Stati. Quindi c'è un impegno del governo a largo raggio su tanti decreti di sicurezza per risolvere una problematica molto complessa e importante. Eh, però al tempo stesso c'è anche un no ideologico da parte di chi amministra la nostra Regione, ma sicuramente quando vinceremo noi la Regione Toscana un CPR ci sarà. Lì allora, ovviamente il quadro è complesso, nel senso che qui c'è un tema intanto di incrocio di competenze, Ovviamente io ho risposto lato sanitario, ma ovviamente è una competenza primaria di natura formativa riguardo al Ministero delle Università, riguardo alle università e ovviamente, trattandosi di professioni sanitarie e professioni mediche, riguarda anche il sistema sanitario perché la rete formativa si incrocia anche con le aziende ospedaliere universitarie e con le nostre aziende sanitarie territoriali. Quindi, noi siamo compartecipi diciamo, di un percorso, ma il soggetto diciamo, principale è quello che deriva dal Ministero dell'Università e, dal, e, 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 e dalle università. C'è una. Difficoltà di fondo in tutto il paese a usare le borse di specializzazione che vengono messe a disposizione. Le borse sono cresciute negli ultimi anni, ma evidentemente non ci sono giovani medici disponibili diciamo, a intraprendere questo percorso formativo. Qui probabilmente c'è anche un deficit di programmazione a monte, insomma, no? che chiaramente eh, insomma, dovrebbe un po' interrogare anche il livello nazionale in tutte le sue articolazioni, ma, ma c'è forse anche un tema di scarsa attrattività diciamo, della professione medica in questo momento storico. Ovviamente le criticità non sono tutte omogenee, uguali, perché ci sono scuole di specializzazione che comunque hanno risposte importanti, soprattutto laddove ci sono percorsi legati alla professione medica, diciamo che possono essere che vengono ritenuti più gratificanti, ecco, su tanti aspetti. Mentre ci sono scuole di specializzazione, penso alla medicina d'emergenza, che ovviamente fanno difficoltà a trovare giovani medici disposti a, a intraprendere quel percorso. In più su Siena diciamo, ovviamente Siena si inserisce nelle difficoltà nazionali ecco che ci sono diciamo, a eh, reperire giovani giovani medici disponibili a fare determinati percorsi professionali su Siena emergono alcune criticità specifiche che riguardano alcune scuole di specializzazione pensa a chirurgia su questo Eviden sulla base anche degli indirizzi nazionali ci saranno le cosiddette site visit, ma eh, noi abbiamo anche dato come sistema sanitario regionale, come aziende, aziende ospedaliere universitarie, aziende territoriali la piena disponibilità a collaborare anche con, con l'Università di Siena per capire se ci sono elementi migliorativi che pur in un ambito complesso come quello a cui facevo riferimento come dire, possono migliorare la capacità di attrazione delle scuole di specializzazione. Della realtà senese. La questione della chirurgia è una questione importante, in primis le scuole di specializzazione. Serve non solamente aumentare il numero delle scuole, ma fare in modo che la qualità della didattica della chirurgia abbia un livello di qualità altissimo. Serve un controllo puntuale, servono misure urgenti. Senza la chirurgia e senza la qualità delle scuole di specializzazione in chirurgia, non ha senso il sistema sanitario toscano, cioè il sistema degli ospedali. Il sistema sanitario si regge se la chirurgia funziona, è il cuore pulsante. Delle la vita degli ospedali e la carenza di giovani medici che vogliono formarsi nelle scuole di specializzazione toscane, in primis in quella di Siena, è un problema serio, molto grave, serve, servono dei correttivi urgenti, serve verificare che la nostra qualità e quantità dei corsi di formazione sia adeguata rispetto al livello delle aspettative della sanità toscana e serve valorizzare in molti casi anche le esperienze ospedaliere che ci sono di qualità diffuse nel sistema toscano. Molte volte c'è la pratica del vivere quotidiano del lavorare, del crescere nella dimensione ospedaliera, che molte volte non trova una sinergia con la dimensione universitaria, serve un amalgama di questi mondi e serve domandarsi se il modello organizzativo che da tanti anni in Toscana funziona con un'azienda un universitarie ospedaliere sia un modello ancora cogente puntuale e serva alla nostra regione. È un interrogativo che io pongo alla regione, lo pongo all'assessore Bezzini e, e incalzerò su questo aspetto perché ritengo opportuno che non soltanto chirurghi ma anche per esempio anestesisti e medici dell'emergenza urgenza vengano formati e si possa passare da quello che molti definiscono il numero chiuso a un numero programmato rispetto all'inserimento formativo dei giovani che poi sono il cuore pulsante della sanità in un sistema che deve puntare sulla qualità e sull'eccellenza.